Buonasera a tutti e benvenuti a questo workshop che sulla cipolla rossa di Tropea. Io, siccome abbiamo iniziato con un netto ritardo, io darei subito la parola al vice sindaco, perché il sindaco è impegnato in altre faccende difficili che riguardano appunto l'amministrazione di Amantea, e quindi c'è la dottoressa Policicchio che vuole parlare. Buonasera a tutti voi e in particolar modo un benvenuto a tutti coloro che siedono accanto a me al tavolo della presidenza. Intanto i vertici della Proloco, il presidente della nostra regione, che un attimo devo vedere il nome, perché allora Filippo Capellupo, presidente Umpli Calabria, e inoltre Antonello Grosso Lavalle, presidente Umpli provincia di Cosenza. È mio dovere ringraziare e salutare la presidente della provincia di Cosenza, che rivedo sempre molto volentieri, Rosaria Succurro, e tutti coloro, la nutrizionista, tutti coloro che sono al tavolo della presidenza. Non avendo adesso la scaletta, non dirò i loro nomi, però avranno poi modo di parlare. Un grazie di cuore per tutto ciò che fa con la Proloco a Campora San Giovanni va ad Isabella Antonio, che sta arrivando adesso al nostro tavolo e che ringrazio in modo particolare, perché se tutto questo è possibile ogni anno lo dobbiamo a lui, ad Antonio. E allora a questo punto voglio anche fare una breve cronistoria del Festival della Cipolla Rossa di Calabria. Dopo aver portato però i saluti del sindaco, della giunta comunale, che in questo momento è in comune per un problema imminente sulle pompe di sollevamento. Si sono verificati degli incresciosi episodi che stanno risolvendo, ecco perché c'è un vertice al comune. Anche io potrei raggiungerli, però forse evito, avendo un collegamento con loro fra un po' via WhatsApp. Comunque, allora ritorniamo al grande lavoro della Proloco, che ringrazio ancora una volta. È dal 2011 che in questa piazza si svolge appunto il Festival della Cipolla Rossa, voluta appunto da Antonio e Isabella e dalla Proloco, che tanto si è impegnata. Io devo dire anche qualche altra cosa su Antonio e Isabella, anche se esula dal Festival della Cipolla. Io con Antonio e quindi con la Proloco ho fatto tanto come dirigente scolastico, perché abbiamo affrontato tanti temi. Uno per tutti, lo voglio ricordare, la giornata sulla consapevolezza dell'autismo, che spero di poter riprendere adesso come assessore alla cultura e all'istruzione appunto di questa città, perché è fermo ormai da 2 anni. Questo per dare atto del grande lavoro che la Proloco Umpli fa nel nostro territorio. E allora, ritornando appunto all'impegno della Proloco e facendo una sorta di cronistoria, anche se rapida perché dobbiamo dare la parola a tutti, nel 2019 la Proloco ha chiesto l'istituzionalizzazione del Festival della Cipolla Rossa di Calabria alla giunta comunale, quindi al comune nel 2019, amministrazione Pizzino, che poi è stato concesso appunto con la clausola che l'evento doveva essere annuale e ricorrente, da svolgersi nel mese di agosto. Ed è così, quindi abbiamo avuto soltanto il fermo della pandemia, è così che sta avvenendo. Nel 2020 dobbiamo dar atto a questa amministrazione che proprio poco prima della pandemia, e precisamente il 20 gennaio del 2020, alla Proloco di Campora è stata riconosciuta la sagra di qualità, e c'è il trofeo consegnato al Senato appunto nel gennaio 2020. E di questo ne andiamo orgogliosi tutti i cittadini. Io sono nata, cresciuta in questa frazione ed è per questo che con orgoglio dico queste cose. Dobbiamo ribadire chi può avere un riconoscimento del genere, perché altrimenti insomma sembra quasi una cosa da niente, e non lo è. È vero che è stata data al Senato, già questo significa tanto, però perché quando si dà un riconoscimento del genere? È rilasciato un riconoscimento del genere dall'Umpli, identifica le manifestazioni che promuovono prodotti tipici storicamente legati al territorio, rappresentative della storia e della tradizione, e che puntano alla promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali.
Tale riconoscimento viene rilasciato dopo un rigoroso iter documentale e rigorose verifiche sul campo, ed è quello che è avvenuto qui in questi nostri luoghi, che ormai da decenni coltivano appunto la cipolla rossa di Calabria. A me piace dire di Calabria e non di Tropea, perché così mi sembra che sia la designazione, perché non è coltivata la nostra cipolla tropea, ma è coltivata nei campi che circondano appunto la mia frazione. E a questa cosa la volevo proprio sottolineare. La nostra cipolla viene coltivata ormai da decenni, e di questo dobbiamo ringraziare gli agricoltori e tutti gli imprenditori che si sono spesi da decenni per fare questo, con sacrifici, e che chiaramente hanno contribuito alla crescita economica del nostro territorio. Perché fare questo vuol dire incrementare anche il turismo, incrementare la cultura locale, incrementare le tradizioni culinarie. Ecco perché abbiamo anche la nutrizionista. Bisogna rilanciare questi prodotti tipici e appunto soprattutto valorizzarne le peculiarità. Ed ecco perché ci sono i marchi, abbiamo ottenuto i marchi di qualità. Sono quindi molto orgogliosa di appartenere a questa comunità, e lo voglio sottolineare, proprio perché la cipolla rossa di Calabria ha dato lustro al nostro territorio con un prodotto semplice, ma che ha portato una ricchezza inestimabile. Grazie per l'attenzione. Allora, io voglio ricordare che l'intera manifestazione verrà registrata dall'associazione telematica Liberi.tv, e tutto il materiale sarà fruibile nei prossimi giorni sull'omonimo sito, nonché sul canale YouTube e sui social della web TV, appunto Liberi.tv. Allora, questa sera entriamo nel vivo, parliamo della dieta mediterranea. Ovviamente i benefici della dieta mediterranea sono indiscutibili, anche se fino a qualche tempo fa, parliamo di decenni fa, era stata un po' trascurata, adesso è stata ripresa perché effettivamente i benefici sono appunto indiscutibili. La cipolla in generale entra nella dieta mediterranea proprio per questi effetti benefici. E qui, siccome parliamo della cipolla rossa di Tropea, ha delle qualità importanti. Poi di questo ovviamente ci parlerà la nutrizionista, ma sappiamo bene che la cipolla rossa, la cipolla in generale, ha degli effetti antibatterici, antibiotiche, vero dottoressa? Quindi è importantissima. Io però, prima di entrare nel vivo del tema del workshop, vorrei passare la parola al presidente della provincia di Cosenza, la dottoressa Rosaria Succurro, la mia amica Rosaria, per i saluti istituzionali. Prego. Bene, intanto grazie, per me è stato un piacere incontrare Francesca l'amica, ma essere qui questa sera. Un caloroso saluto ovviamente all'assessore Policicchio, vice sindaco, e attraverso lei al sindaco e a tutta l'amministrazione. Tra l'altro, in questa mia prima uscita ufficiale sul territorio, ovviamente va un augurio di buon lavoro a tutta la squadra, perché sono certa che Amantea, con tutto il suo territorio, quindi anche Campora, sapranno ritrovare, ecco, quella centralità, quell'importanza che i cittadini, ma ovviamente con le imprese del territorio, meritano. Quindi auguri di buon lavoro a voi tutti. Ovviamente un caro saluto a la Tommasi Isabella, perché le proloco sul territorio hanno un valore importantissimo, e se noi oggi siamo qui e negli anni si porta avanti questa bella manifestazione, è perché la Proloco ci crede in maniera forte, in maniera incisiva, attraverso una fitta rete di relazioni che mette insieme e che fa sì che si possa veramente arrivare ad una serata così importante. Un caro saluto al presidente Umpli provinciale Antonella Grossolavalle e presidente Umpli regionale Capellupo. Sappiamo quanto sia importante che le proloco territoriali dialoghino con il provinciale e col regionale, e che insieme alle istituzioni
siano esse comuni, province o regioni, si lavori e si collabori per il territorio, per far sì che i nostri territori, che sono territori meravigliosi, territori che hanno peculiarità uniche, pensiamo che il Time, proprio qualche giorno fa, ha considerato la Calabria come il luogo più bello in questo momento, luogo di inestimabile valore da scoprire, luogo forse troppo spesso dalla stampa considerato in maniera in accezione negativa e che invece ha davvero tanto da offrire. A tanti borghi, a tanti luoghi, a tante piccole eccellenze, a tanti colori, a tanti profumi, e la cipolla rappresenta proprio uno di questo. Abbiamo questo rosso meraviglioso del suo colore, abbiamo un profumo che è veramente ineguagliabile, abbiamo un sapore straordinario. La cipolla rossa di Calabria ha una serie di proprietà naturalmente nutrizionali, ma di questo ne parlerà chi è esperto in materia. Ha una serie di potenzialità anche da un punto di vista economico, lo diceva prima il vice sindaco, un territorio come Amantè, in particolare come Campora, ha una serie di terreni e quindi di aziende che attorno alla cipolla rossa di Calabria hanno costruito un vero e proprio azienda con una ricaduta economica importante e poi una ricaduta fondamentale anche da un punto di vista sociale, turistico, di marketing territoriale, perché se noi stasera siamo qui e più tardi questa piazza si riempirà di tanti curiosi, di tanti cittadini, di tanti turisti, lo si fa perché? Perché abbiamo anche un attrattore turistico, un attrattore in questo caso ecco, legato alla cucina, al gusto e al sapore che attira di suo e che quindi genera anche questo economia. Ed è per questo che come provincia di Cosenza non solo siamo a fianco di chi sul territorio si occupa di promozionare, divulgare e far conoscere meglio questi prodotti, ma siamo lì a sostenerli e a far sì che possa crescere il mercato, ma soprattutto ne possa aumentare quella che è la divulgazione e l'accezione positiva. La provincia di Cosenza non ha deleghe in fatto di turismo e di marketing territoriale, eppure ha una sua primordiale insomma, funzione, che è quella istituzionale, quindi comunque di conoscenza e valorizzazione dei 150 comuni. Ecco perché io stasera sono qui e vi ringrazio per avermi ospitato, ovviamente un caro saluto anche a voi tutti e un grande in bocca al lupo per la serata, sapendo che davvero l'accoglienza che è tipica della nostra provincia e della nostra regione questa sera davvero allieterà tutti coloro che verranno qui a Campora questa sera. Grazie. Grazie al Presidente della Provincia. Allora, un ruolo importante nello sviluppo e nella diffusione dei prodotti di eccellenza calabrese lo hanno appunto le confederazioni che si occupano di agricoltura da sempre e lo fanno con grande impegno. Qui con noi c'è il Presidente di CIA, Luca Pignataro, al quale io passo subito la parola. Allora, il ruolo dei prodotti di eccellenza in Calabria. Sì. Qui parliamo di cipolla, insomma, tu ne sai qualcosa. Sì. Intanto buonasera a tutti, un saluto a tutto il tavolo, un saluto al mio amico Antonello, al Presidente della Provincia e a tutti quanti voi. Allora, la cipolla oggi la possiamo definire eccellenza calabrese, no? Eccellenza perché innanzitutto è un fattore di attrazione di turismo, perché noi quando parliamo di Calabria ci viene in mente la cipolla, ci viene in mente l'anduia, il bergamotto, tantissimi altri prodotti. E noi... Posso? E noi, stavo dicendo, noi dobbiamo valorizzare questi prodotti, li dobbiamo far conoscere perché sono motivi di attrazione e in più sono anche, poi ce lo dirà sicuramente la nostra dottoressa nutrizionista, non mi ricordo il nome, perdonami,
perché ci sono molti fattori benefici. Noi oggi parliamo tanto di agrofarmaci pure, no? E noi dobbiamo, come dicevo prima, dobbiamo far conoscere, dobbiamo valorizzare, e questo è il nostro ruolo. Però purtroppo oggi l'agricoltura sta vivendo un momento proprio nero, permettetemi di dire questa cosa, perché non voglio parlare di caro prezzi, di crisi, però si sta rischiando veramente la chiusura. È bene che questo lo diciamo e si deve intervenire subito. La crisi politica ci sta mettendo in ginocchio, quindi speriamo subito che si va a un rilancio dell'agricoltura, ma un rilancio serio, perché non ci possiamo permettere il lusso di far chiudere le nostre aziende. E noi dobbiamo valorizzare i nostri prodotti in Calabria, perché la Calabria è la seconda regione d'Italia ad essere bio, col maggior numero bio. Quindi noi abbiamo una grandissima opportunità, abbiamo una biodiversità unica. Noi in qualsiasi territorio che ci spostiamo abbiamo delle nostre particolarità. Non voglio citarle tutte perché sennò qui stasera diciamo si prenderà tardi, però c'è un grande senso di responsabilità. Noi come organizzazione ci siamo a disposizione e andiamo avanti. Questo. Se, ha il microfono Filippo Capellupo che ci dirà in che modo le Umpli si dedicano appunto alla divulgazione dei prodotti, oltre che alla divulgazione delle bellezze dei territori. Sì, buonasera a tutti. Intanto permettetemi di salutare la Presidente della provincia di Cosenza per prima, perché le province, come sappiamo, non hanno più quel ruolo che in passato avevano, nonostante tutto però la Presidente ha voluto assolutamente essere presente, ma soprattutto ha voluto cominciare a capire come si può lavorare insieme con le Proloco per tentare di tirar fuori un progetto su tutto ciò che realmente nella provincia di Cosenza è ricchezza. Attenzione, quando parliamo di cipolla o parliamo di tante altre cose, stasera parliamo solo della cipolla perché sennò il nostro presidente Antonio Isabella ci tira le orecchie perché è lui che ci ospita. Dov'è Antonio? Dov'è? Un abbraccio forte ad Antonio e a tutto il direttivo per quello che fa, perché veramente hanno fatto veramente un lavoro eccezionale e hanno fatto anche, scusatemi se chiudo questo, perché sennò, ecco, hanno fatto un lavoro eccezionale e soprattutto ci hanno messo nelle condizioni di poter ripartire. Stasera si riparte, Presidente, si riparte e io spero che si possa ripartire anche mettendo dei paletti ben definiti. Che cosa intendo? Intendo dire che con lei o con altre persone come lei che hanno voglia di lavorare e che hanno voglia soprattutto di valorizzare il territorio, io dico che noi ci troveremo bene nell'andare a stilare anche un rapporto, anche ogni mese, ogni due mesi, tirar fuori quelle che sono le cose importanti su cui poter discutere e costruire insieme. Questo è un'idea che chiaramente abbiamo avuto sempre come dirigenti. Io ringrazio tra l'altro i nostri dirigenti che sono qui stasera, Paolo Nicolazzo, Giovanna Ruggeri, Emanuela Filici, e c'era Rocco Deodato che era qui con noi, ha cominciato a lavorare insieme con Antonio Isabella da qualche parte, e ringrazio soprattutto il nostro presidente provinciale di Cosenza, Antonello, perché tra l'altro non è soltanto un nostro consigliere nazionale, è qualcuno all'interno dell'Umpli nazionale che riesce a mettere anche una marcia in più come Calabria perché si possa fare quel passo in più come nostra regione. Beh, io non voglio parlare della cipolla e degli effetti della cipolla, ci penseranno i nostri amici a cui noi faremo la grande cortesia, a noi e a loro, di poter attraverso la televisione poi di trasmettere quello che diranno
perché vogliamo che si faccia sentire la voce della cipolla una volta per tutte, quindi lo tenteremo di metterla più volte nei vari ambienti, anche nelle nostre manifestazioni. Ma devo assolutamente però precisare che parlare di cipolla a Campo San Giovanni significa giocare in casa. Qualcuno l'aveva detto prima, perché io non dimentico mai che cipolla di Tropea significa però significa che è una coltivazione di centinaia di ettari di terreno qui, oltre che a Tropea in piccoli spazi, ma qui veramente in centinaia di ettari di terreno. Allora è chiaro che a un certo punto rimarrà sempre il nome, non glielo possiamo togliere, però bisogna anche chiarire che chi lavora veramente per questo prodotto è questo territorio. Devo anche dire che quando si lavora con prodotti di questo genere ci sono decine e decine, centinaia di persone dietro che lavorano e che quindi riescono anche a realizzare qualcosa per la famiglia e per se stessi, e poi, se mi permettete, riescono a portare avanti l'immagine della Calabria, questa volta con un rosso positivo. Ecco, è come i tramonti calabresi della Calabro Florida, hanno lo stesso colore probabilmente. Ecco, diciamo che la cipolla ci ha dato la possibilità, e veramente chiudo qui il mio intervento, ci ha dato la possibilità di poter stare sui giornali e nelle prime pagine per questioni positive, cancellando magari e soprattutto dando a noi, ai media, la possibilità di coprire le prime pagine con cose importanti di questo genere, che sono il futuro di questa regione, e non con le cose brutte che ogni tanto qualche giornale ci porta via e ci mette anche a livello internazionale, perché quelle sono delle cose che alla Calabria non portano del bene, portano solo del male, e quando ci sono devono essere ridotte alla giusta misura. Non devono assolutamente dare l'impressione, né in Italia e né a livello internazionale, di una Calabria che non lavora, che non ha prodotti positivi e soprattutto che non ha qualcuno che tenti finalmente di portare questa regione sulla giusta immagine. Grazie di tutto. Io, prima di proseguire, devo fare dei ringraziamenti dovuti, altrimenti poi lo dimentico. Intanto al direttore CIA Davide Vena, che è qui in prima fila, e poi alla responsabile comunicazioni Umpli Calabria, Manuela Filice, che è qui anche lei stasera, che ha fatto e fa sempre un ottimo lavoro. Quindi la cipolla di Tropea è un prodotto oramai che è sbarcato, diciamo, anche oltreoceano, apprezzatissimo in Italia e altrove. Ma il ruolo delle Umpli, adesso passo la parola al presidente provinciale, vediamo Antonello Grossolavalle, l'avevo sgridato prima perché si dilunga troppo, no. Siamo stati bravissimi stasera, siete stati bravissimi, quindi continuiamo così. Sintetici al massimo, grazie, buonasera a tutti. Io ovviamente ringrazio la Proloco che ci ospita, la Proloco Campora San Giovanni, il presidente Antonio Isabella, nonché il mio vicepresidente provinciale, e tutto il direttivo. Il saluto alla presidente della provincia di Cosenza, con la quale esiste un rapporto consolidato, costante, di collaborazione. Noi abbiamo presentato la guida, una delle prime guide, Visit Umpli Cosenza, nella sala degli stemmi della provincia di Cosenza, una sala importante dove ovviamente la Presidente ha subito accolto questa iniziativa, ha subito abbracciato l'iniziativa. E poi una nota di merito che noi dobbiamo anche riconoscere alle istituzioni che si impegnano: è impegnata attivamente proprio per ricollocare quella che è un indirizzo sull'infrastruttura viaria della provincia di Cosenza, che diventa fondamentale, in prima linea, e questa ovviamente le va riconosciuto il merito, il dinamismo, l'attenzione. Quindi anche su questo io mi soffermo molte volte, perché poi sulla politica
e per la politica noi dobbiamo stare attenti e dobbiamo avere quel processo di advocacy, il fiato sul collo. Quando vanno bene le cose lo dobbiamo dire, così come quando non vanno bene. Quindi su questo la politica troverà sempre l'umpli ad attenzionare le varie funzioni e azioni per il bene collettivo. Ovviamente il ringraziamento all'amministrazione comunale di Amantea, al signor sindaco il dottore Pellegrino, alla professoressa Policicchio che è qui insieme a noi nella qualità di vice sindaco, ma conoscitore di quelle che sono le azioni della Proloco, le azioni dell'UMBI, perché da dirigente scolastico ha sempre abbracciato e affiancato quelle che sono state le proposte e le iniziative della Proloco. L'azienda agricola che oggi è insieme a noi, un'azienda agricola che ha sempre portato in auge questo prodotto, il prodotto della cipolla, il prodotto ovviamente rappresentato dalla cipolla, che è l'imprenditore Veltri, la dottoressa nutrizionista che rientra in quell'indirizzo culturale e scientifico, perché al di là dell'aspetto degustativo è legato al palato, all'alimentazione, noi dobbiamo anche in questa circostanza, ma è già un programma inserito, quello di istituire un comitato scientifico per tutte le azioni che si fanno, perché nell'Umbria ci sono molteplici professionalità, però qualche professionalità potrebbe mancare e quindi dobbiamo attingere alle professionalità esterne. Quindi ecco la figura del nutrizionista rappresentata stasera dalla dottoressa. Ovviamente la confederazione di categoria con la quale abbiamo un rapporto costante, ma anche in prospettiva, perché il turismo, l'agricoltura e la cultura devono seguire lo stesso percorso, interscambiare quelle che devono essere le funzioni, o meglio la multifunzionalità di un'azione che si dedica allo sviluppo locale. Quindi la CIA oggi rappresentata da Luca Pignataro, ma dal direttore Davide Vena che è qui insieme a noi, e porto anche il saluto del presidente del GAL SPS Savuto Tirreno Serre Cosentine con la denominazione di Terre Brezie, l'ingegnere Provenzano che non riesce a raggiungerci per motivi di salute, quindi mi ha chiesto di portare il saluto. Volevo chiederlo a Davide Vena perché entrambi siamo nel consiglio di amministrazione e stiamo facendo un lavoro egregio, perché il GAL, come l'UMPLI, come le confederazioni o le organizzazioni di categoria, fanno un lavoro egregio, un lavoro veramente misurato su quella che è la creazione di opportunità. Con le misure del GAL abbiamo dato un grande supporto alle aziende agricole, ma anche ai comuni, e oggi stiamo portando avanti anche una misura legata alla cooperazione, quindi immaginate un po' quante cose stiamo mettendo in campo. Veramente un grazie al dottore Montuoro per l'adesione, per la partecipazione, per la costanza, perché insieme a lui abbiamo partecipato ad un progetto con un istituto scolastico secondario di Praiammare, dove abbiamo costruito, lui rappresenta ovviamente la massima espressione di quella che è la funzione della dieta mediterranea, appunto lui rappresenta l'Accademia Internazionale della Dieta Mediterranea, e ha subito aderito a queste iniziative. Sicuramente con lui faremo delle iniziative legandole poi a quel comitato scientifico che fa bene ad affiancare queste iniziative. Questa è sicuramente un'iniziativa che riparte dopo 2 anni di fermo, così come tutte le iniziative. Riparte con
quel senso di responsabilità, ma anche quell'apporto innovativo dovuto ad una serie di accorgimenti, ma dovuto anche a quello che è il riconoscimento che l'UMPRI ha istituito negli anni passati, che è appunto il riconoscimento della sagra di qualità. E poi considerate anche quella che è l'azione dell'UMPRI, un'azione a 360 gradi, un'azione ricca ovviamente di interlocuzioni, ma allo stesso tempo di rapporti istituzionali di spessore, dove l'UMPRI oggi nel Consiglio nazionale ha una Calabria che è presente, che propone, che non è indietro alle altre regioni. Io ho questo onore di sedere nel Consiglio nazionale e nel mio primo mandato, perché oggi sono al secondo mandato, nel mio primo mandato ho subito proposto delle cose per dare una dimostrazione soprattutto ad alcune regioni che ci vedono sempre con quell'azione o con quella visione minoritaria, proprio per dimostrare che probabilmente noi ne sappiamo più di loro, abbiamo più competenze e forse non riusciamo a far emergere queste conoscenze e competenze. Insieme a noi lo riceve il Presidente regionale Capellupo, c'è il Segretario generale Paolo Nicolazzo, c'è stato il Presidente provinciale di Reggio Calabria, c'è la componente di giunta Giovanna Ruggero, c'è la delegata agli eventi, ecco quando dicevo di aprire a delle personalità, professionalità esterne, c'è la delegata agli eventi Manuela Filice. Questo è un mondo, e mi avvicino alle conclusioni, in evoluzione, un mondo che ha dei dati, ha una banca dati di rapporti importanti, di relazioni con tutto l'apparato che oggi comprende l'imprenditoria, le istituzioni, i cittadini, i turisti, i visitatori, quindi ha una banca dati che non è minimale, ma una banca dati che ci serve proprio per migliorare quello che è il nostro programma, quella che è la nostra programmazione, ma allo stesso tempo ci serve per migliorare questo mondo, il mondo del terzo settore, dove ha visto l'UMPRI come prima organizzazione registrata nel registro unico del terzo settore e come un'organizzazione che ha anche sollecitato alcune indicazioni normative nel codice del terzo settore. Queste cose noi le dobbiamo dire non per farne un vanto, ma per farne un orgoglio e trasmettere a chi vuole dare il proprio contributo ad avvicinarsi a questi mondi. Oggi sono addolorato per la perdita, per la scomparsa di un gigante della divulgazione scientifica, Piero Angela, che ovviamente invito per un applauso. Siamo tutti cresciuti con Quark, Super Quark, quindi è quel modello di divulgazione. Lo dobbiamo prendere come esempio, divulgare il sapere, divulgare le buone prassi, divulgare quelli che devono essere i modelli vincenti. Oltre alla teoria noi le mettiamo in pratica, è come lo spin-off accademico, si studia nelle università e poi si realizza l'azienda. Il modello UMPRI è un modello che si avvicina allo spin-off accademico, quindi questo deve essere il nostro modello, ma soprattutto un modello di vicinanza, di sinergia, di coprogrammazione e coprogettazione con le istituzioni pubbliche e con il mondo imprenditoriale che oggi soffre notevolmente, e quindi dobbiamo essere tutti legati, intrecciati su quell'indirizzo di sviluppo e di crescita. Vi ringrazio. Grazie Presidente, io devo fare un altro saluto, saluto la consigliere regionale UMPRI e nonché Presidente della Proloco di Belmonte Giovanna Ruggero, che è qui in piazza. Allora, parlavamo prima appunto delle proprietà della cipolla rossa, quindi proprietà antibatteriche, antibiotiche,
antiossidanti, però abbiamo dimenticato di dirci che la cipolla di Tropea è anche buona, quindi è gustosa, ma di questo ce ne parlerà la nostra nutrizionista, la dottoressa Francesca Fabiola Bianco, che tra l'altro ha per noi una sorpresa, una ricetta ci darà, quindi prendiamo nota. A lei, dottoressa. Buonasera, okay. Buonasera a tutti, io intanto vi ringrazio per avermi ospitata qui a questo meraviglioso festival, ringrazio Francesca Caruso, ringrazio il vice sindaco, la dottoressa Policicchio e saluto il presidente della provincia di Cosenza che è la dottoressa Succurro e tutti quanti, grazie infinite. Si parla tanto di cipolla rossa, no? Delle proprietà se ne parla poco in realtà. Diciamo che la cipolla rossa di Calabria è stata utilizzata fin dall'antichità, dagli Egizi, dai Greci, dai nostri antenati. Prima di essere utilizzata in cucina veniva utilizzata come vero e proprio curativo, come antibiotico, perché ha delle proprietà eccezionali. Però non bisogna dimenticare che la cipolla rossa è una coltivazione IGP. È un'identificazione geografica protetta dove ovviamente l'etichetta, il marchio IGP ne dà l'autenticità di questo nostro prodotto, perché è un prodotto, come ha detto qui il presidente Cir, che è un prodotto bio principalmente. Si può dire che la cipolla viene utilizzata tanto in cucina e le proprietà particolari principalmente sono antibatteriche, antisettiche, perché? Perché la differisce l'originalità sia dalla forma che dalla polpa. La forma è, ha la forma elissoidale come un uovo, la polpa è bianca e succulenta, quindi viene consumata anche cruda solitamente, forse è meglio. È circondata da tuniche concentriche rosse, il colore rosso è dato da antociani, le antocianine, gli antiossidanti naturali, i polifenoli e dalla quercitina, che ha proprietà molto importanti in quanto ci protegge dall'invecchiamento cellulare, quindi ci allontana dai ROS, dai radicali liberi. Inoltre, se consumata cruda, è importante perché aumenta i livelli di colesterolo buono per chi ha problemi di ipercolesterolemia e ne riduce i livelli di colesterolo cattivo, quindi è molto molto importante nella nostra alimentazione. Inoltre è formata dal 92% di acqua, questo penso che lo dicono in pochi, perché studi di tecnologie alimentari hanno visto che il 92% è composto in acqua, l'1% in proteine ed è presente una minima parte di zuccheri. Questi zuccheri che cosa vanno a fare? Sono degli zuccheri insolubili, vanno a dare un equilibrio alla nostra flora batterica intestinale. Quindi si parte dalle proprietà antibatteriche, antisettiche, quindi antinfluenzali, faringiti, laringiti, fino a aiutarci per quanto riguarda il rischio cardiovascolare, quindi abbassa i livelli di colesterolo cattivo nel sangue e alza quelli di colesterolo buono ed intanto aiuta anche a mantenere un equilibrio a livello intestinale. Inoltre però presenta molte vitamine e sali minerali come la vitamina C, la vitamina B, magnesio, potassio, tanti altri sali minerali e vitamine. E una ricetta importante che volevo darvi, perché comunque è un alimento mediterraneo, si sa che la dieta mediterranea è nata a Nicotera. È una ricetta che ha un indice di adeguatezza mediterranea, un indice mai utilizzato per valutare questi alimenti benefici come la cipolla rossa di Calabria, è il baccalà al forno con la cipolla rossa. Ha 300 kcal una porzione, viene praticamente condita col pomodorino e la cipolla rossa stessa e viene messo al forno. Quindi è una ricetta molto semplice dove l'indice MAI, che è l'indice di adeguatezza mediterranea, supera i 15, cioè si fa il calcolo degli alimenti benefici e non, che è quello più utilizzato per capire se un piatto è realmente mediterraneo. Ad esempio la tipica pasta e fagioli è uno degli alimenti mediterranei per eccellenza. Quindi la cipolla rossa ne fa parte di questi alimenti.
Inoltre volevo dire anche un'altra cosa, di solito si parla di quantità. Quante volte possiamo consumare la nostra cipolla rossa? 2 volte a settimana per 50 grammi. Quindi 2 volte a crudo, perché ha delle proprietà migliori rispetto che in cotture elevate. Quindi va bene così. Vi saluto, vi mando un caro abbraccio a tutti e consumate la cipolla rossa, perché ha delle proprietà molto importanti. Almeno i miei pazienti la consumano tutti. La dottoressa sarà d'accordo con me che in diversi piani nutrizionali la dieta mediterranea è fortemente raccomandata, vero? Certo, alimenti mediterranei. Questo perché? Perché è basata su cibi naturali e poco elaborati, e quindi, vero? È così. E nelle nostre terre, certo. La cipolla entra a gamba tesa in questa dieta mediterranea. Il dottor Montoro ne sarà d'accordo, vero? Beh, sì. Antonio Leonardo Montoro è il presidente dell'Accademia Internazionale Dieta Mediterranea, e quindi lui ci darà sicuramente delle delucidazioni. L'abbiamo disinfettato. Buonasera a tutti, saluto la Presidente della Provincia, dottoressa Soccurro, e il tavolo della Presidenza, con il quale mi scuso se non cito tutti, ma lo evito apposta per non intrecciarmi tra i nomi e le professionalità. Cosa dire? Rappresento l'Accademia della Dieta Mediterranea, che ha sede a Nicotera ed è stata costituita nel 2010 a fronte del mancato riconoscimento, diciamo, di comunità emblematica della città di Nicotera. E quindi, no, oppure uso questo che sembra che non fischia. Sembra migliore anche come qualità. Sì. Allora mi risiedo. L'Accademia è stata costituita da enti che sono il Comune di Nicotera, la provincia di Vibo Valentia, la Regione Calabria, l'Università di Tor Vergata con il Dipartimento di Scienze dell'Alimentazione e il Comitato Parlamentare di Camera e Senato sulla innovazione tecnologica. E nasce proprio perché nel 2010, grazie agli studi di Nicotera, quindi al studio pilota in particolare che è nato a Nicotera negli anni 57-60, poi è partito uno studio che si è esteso a 7 nazioni ed è durato circa 30 anni. Alla conclusione di questi 30 anni, di queste 7 nazioni, gli scienziati, che allora erano capeggiati da un americano che si chiamava Ansel Keys, sono ritornati proprio sugli studi di Nicotera, perché quello studio pilota è rimasto, come dire, imbattibile negli anni successivi rispetto a tutto quello che avevano studiato in ben 7 nazioni sparse nel mondo. E quindi a Nicotera nasce il termine dieta mediterranea, viene coniata a Nicotera da Ansel Keys. A Nicotera nasce anche l'indice di adeguatezza mediterraneo che ha parlato adesso, ha citato la nutrizionista, e questo indice di adeguatezza mediterraneo lo inventa il professore Flaminio Fidanza, che era uno degli scienziati che facevano parte di questa commissione scientifica. E a Nicotera anche nasce la prima correlazione tra la corretta alimentazione e la colesterolemia, quindi 3 fattori estremamente importanti che in quegli anni non si avevano ancora queste correlazioni. Quindi lo studio pilota è importante per questo, ma a Nicotera questo studio pilota diventa un fatto scientifico riconosciuto a livello mondiale, perché la fortuna volle che in quegli anni, dal 57 al 60, si è fotografata una realtà che si ripeteva da secoli e secoli, cosa che poi invece negli anni successivi, dal 65-68 in poi, con la prima rivoluzione industriale, il sistema alimentare italiano è stato sconvolto, e quindi le nuove generazioni hanno dimenticato e non praticavano più la dieta mediterranea, e quindi abbiamo un termine oggi moderno che sta a rappresentare il fast food e lo slow food, cioè il mangiare piano oppure il mangiare veloce, che è quello della McDonald's per comprenderci.
che noi non accettiamo perché non fa parte dello stile di vita e del modo di alimentarsi tipico, ecco, di chi pratica la dieta mediterranea. Quindi, cosa dire? La dieta mediterranea non è soltanto la cipolla oppure il cibo o l'enogastronomia in generale, ma la dieta mediterranea è uno stile di vita. E cos'è lo stile di vita che racchiude la dieta mediterranea? Sono sì i prodotti, e questo è un prodotto di eccellenza che è la cipolla rossa cosiddetta di Tropea, che è un prodotto IGP che viene da questa terra fino a Nicotera. A Tropea veniva caricata la bolletta presso le ferrovie, che in verità veniva caricata la cipolla a Ricadi, perché era lì che c'era il binario per il carico, e quindi i treni, i vagoni merci andavano a Ricadi a caricare, però Ricadi non aveva l'ufficio bollette, che era a Tropea. E allora quando partiva si diceva partita da Tropea, ed ecco perché oggi rimane, fortunatamente io dico, il brand legato alla cipolla è a Tropea, e quindi è stato un modo per farla conoscere ancora di più nel mondo. Lo stile di vita che cos'è? Siete voi le persone, sono le eminenti persone che sono intervenute prima di me, che portano la cultura, il sapere. I prodotti portano i sapori, ma la cultura la portiamo noi. Noi siamo parte di quel turismo esperienziale, che è il turismo che oggi il vero turista va cercando. Cioè, il turismo oggi vuole conoscere le persone, vuole conoscere il calabrese, vuole conoscere la nostra storia, vuole conoscere i nostri prodotti, vuole conoscere i nostri artigiani. Vedete lì c'è un signore che ha preparato i gessini in vimini. Beh, quello è un pezzo di storia, un pezzo di cultura delle nostre tradizioni. Noi le tradizioni popolari dobbiamo assolutamente coltivarle, perché sono la nostra radice, sono l'essenza, ecco, del nostro turismo, del nostro essere, della nostra cultura. La bellezza, il tramonto, i paesaggi, i musei, insomma tutto quello che ci circonda è stile di vita, e noi dobbiamo, ecco, di questo stile di vita fare un raccordo tra le istituzioni in maniera tale che tutte queste bellezze diventino una cosa unica da vendere. Quindi il nostro brand deve essere lo stile di vita calabrese, lo stile di vita del Mediterraneo che vive in Calabria. Ma diciamo che la dieta mediterranea abbraccia tutto il Mediterraneo, quindi noi non dobbiamo fare campanilismo, ma non possiamo neanche sottacere ciò che prima è stato detto, e cioè che in Calabria noi abbiamo un microclima particolare, ma abbiamo una biodiversità unica, perché con centinaia e centinaia di prodotti che sono classificati in questo settore, che non ha nessun'altra regione italiana. Quindi noi abbiamo veramente qualcosa da promuovere e da vendere e da proporre, ma di altissima qualità, bio ed eccellenza. Dobbiamo solo convincerci che dobbiamo fare squadra, dobbiamo fare comunità, appunto, e solo se facciamo comunità, se facciamo unione, possiamo vendere sia la cipolla, ma tutti gli altri prodotti che noi abbiamo sul territorio. Parlo dell'andusia, parliamo del formaggio del Monteporo, dei formaggi silani, i salumi anche silani, e tutto ciò che non sono qui a calabresi a insegnarvi cos'è la calabresità. Però quello che ci manca è il maquillage, a noi manca quel tocco che ci permette di essere internazionali, che ci permette di essere super apprezzati, così come lo stiamo adesso ottenendo, perché gli ultimi sforzi in questi ultimi decenni ci permettono di avere, ecco, un New York Times che, seppur adesso in pieno periodo estivo ci decanta, era meglio se l'avesse fatto a febbraio o marzo, perché avrebbe promosso sicuramente un maggior turismo. Però che ben venga questo riconoscimento, ma a noi non ce lo deve dire nessuno, perché è un riconoscimento che serve da raccontare agli altri. Noi lo sappiamo, noi viviamo immersi in questa nostra cultura. Noi siamo un pezzo di cultura, spesso non ce ne rendiamo conto, proprio perché siamo immersi dentro questa realtà. Allora dobbiamo semplicemente, ecco, fare un raccordo. Anche la Regione Calabria ha istituito una legge regionale, la numero 40 del 2017, che ha fatto la valorizzazione della dieta mediterranea italiana di riferimento, e ha costituito un comitato scientifico dove, bontà sua, il governatore ha voluto nominare me come, con decreto, come direttore di questo osservatorio,
e stiamo ampliando questa rete internazionale e da qui a breve potremmo sicuramente, pandemia permettendo, iniziare a fare un volo pindarico molto, molto ambizioso che porterà la Calabria veramente come una regione tra le prime nel mondo. Ma questo perché? Perché abbiamo la fortuna di poter vendere prodotti di eccellenza e persone di eccellenza, che sono tutte voi, siete persone di eccellenza. Il fatto di venire qui, partecipare e fare convivialità significa che state facendo stile di vita della dieta mediterranea. State emulando, le memorie e i ricordi dei nostri genitori, dei nostri nonni, che di questo vivevano. Loro vivevano nelle strade, nelle piazze, nei propri cortili, facendo convivialità con tutti. Era la voglia, il desiderio di portare a tavola i prodotti che avevano coltivato, far vedere i sapori e con quanto amore l'avevano coltivato e con quanto amore li cucinavano. E la dottoressa prima ci ha ricordato due ricette importanti sulla cipolla, ma le nostre ricette sono estremamente di grande valore, di grande qualità. Noi, se andiamo fuori, siamo i clienti più esigenti quando andiamo nei ristoranti in altre regioni, perché noi veniamo con un'esperienza di sapori e di sapere che gli altri non hanno. Quindi non è che siamo puntigliosi, siamo esigenti. E quindi continuiamo così, ma portiamo questa cultura ai nostri figli, perché siamo anche la seconda, ci combattiamo con la regione Calabria e la regione Campania, il primo e il secondo posto tra i bambini obesi. E i bambini obesi sono obesi perché li alimentiamo male, non li facciamo camminare, non li facciamo fare passeggiate, attività motoria, li facciamo rimanere a mangiare di continuo porcherie che rientrano in quella fast food, non nello slow food, non nella corretta alimentazione, ma non ci scordiamo che un bambino obeso sarà molto probabilmente un adulto malato. E quindi correggiamo il nostro regime alimentare e faremo non solo dei bravi genitori, ma porteremo avanti dei figli in salute, dei bambini che sicuramente scopriranno non solo i sapori ma anche le tradizioni e apprezzeranno ancora di più la nostra terra. Grazie a tutti. Grazie, abbiamo fatto in tempo perché stanno attaccando non solo la musica. Allora, il Presidente ha parlato della necessità di fare rete, della necessità dei raccordi, ma come si produce e dove si produce la famosa cipolla rossa di Topea? Noi abbiamo qui un grandissimo esempio che è la società cooperativa agricola Ausonia con Antonio Veltri, è qui presente. Buonasera, vuole intervenire? Sì? Allora, le passo l'altro microfono. Io intenderei fare una piccola cronistoria di questa cipolla. Noi, diciamo che io provengo da generazione di cipollai. Mio padre è stato un grande cipollaio, è stato quello che, diciamo, ha portato il grosso della produzione qua nella nostra zona. E abbiamo cercato sempre di difendere. Nel 2008 io sono diventato il presidente del consorzio, che l'ho fatto per due legislature, con tutte le problematiche che ci potevano essere, mantenendo gli equilibri tra le due zone, tra Tropea, Amantea, Campo Ranocero. Ho litigato, ho dovuto litigare, essere andato assieme a un colonnello della Guardia di Finanza con una serie di finanzieri e di carabinieri a fianco, a fare una lotta contro un'altra nazione, che era la Bulgaria, che portavano della cipolla molto similare alla nostra, ma non certamente alla nostra, e la vendevano per cipolla rossa di Tropea. Per scardinare questa situazione ce la siamo vista brutti un po' tutti quanti, però siamo riusciti a debellare questa truffa che si faceva ai nostri danni. Sono stato in questo periodo che io rappresentavo il consorzio a dover lottare anche con
le catene di supermercati, tipo Esselunga, che io ho servito per tanti anni, tipo Coop Italia, tipo Conad, Lidl, Auchan, Carrefour, parliamo di grosse catene di supermercati, per fare abbandonare la cipolla che loro importavano dalla Nuova Zelanda e dall'Argentina, no? E immettere sul mercato il nostro prodotto. Finalmente ci siamo riusciti, perché poi in effetti compravano questa cipolla dalla Nuova Zelanda, e più di questo non... Ah, pensavo che non si sentisse. Quindi diciamo che portare, abbandonare la Nuova Zelanda e l'Argentina, abbiamo dovuto lottare, fare molta pubblicità. Io sono stato continuamente in tutte le trasmissioni televisive, dalle Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, le ho passate tutte. Quella era la pubblicità. Siamo riusciti a lanciare questo prodotto, perché questo era un prodotto che era morto. Ormai diciamo si era sforzato, perché i mercati andavano a scemare, i supermercati aumentavano, quindi bisognava trovare la strada come lanciare di nuovo questo prodotto. Ci sono riuscito, con grandi sacrifici. Ho lottato anche diciamo col Ministero, ma sono stato veramente sempre molto accolto, dove mi hanno fatto entrare, perché la nostra, il nostro IGP è un doppio camuffato, perché l'IGP normalmente si può fare un po' dappertutto, però col DOP bisogna che il prodotto venga confezionato, lavorato e confezionato nel, nel logo vocato alla cipolla rossa. E questo ci ha dato una grande mano, dove siamo riusciti a far entrare le, anche diciamo, le industrie, tipo la Findus e tante altre, tipo la Sugela, tanti altri diciamo che ci danno una mano anche con il prodotto di seconda scelta. Pelato noi lo vendevamo anche quello, quindi della cipolla. L'unica pecca che io mi sento di dire e di raccomandare è un po' a tutti, principalmente al consorzio. In questo momento l'unità, perché l'unità fa la forza, e in questo momento non siamo uniti. Quindi io faccio un appello al consorzio, all'unità, perché oggi come oggi Tropea c'ha il nome, ma la produzione principalmente si fa qua, nel nostro territorio. Detto questo, io ringrazio tutto il tavolo che ci ha sopportato. Sono stato io da presidente del consorzio a fare il primo festival della cipolla e ho avuto lungimiranza ad affiancarmi, non so se rendo l'idea, all'Umpi, in modo da promuovere questo prodotto e da portarlo avanti. Oggi, dopo una buona ascesa di questo prodotto, con questo fatto ci vuole più controllo, come ho fatto io con la Bulgaria. Oggi lo stiamo facendo qua e io al consorzio lo prego veramente di fare i controlli nelle aree non vocate al prodotto IGP. Grazie. Beh, devo dire che vabbè, siamo ormai alla conclusione, possiamo dire che la cipolla è ormai un prodotto, abbiamo capito stasera, a parte importante, questo lo sapevamo, ma è stato un prodotto anche molto conteso, come ci ha detto il presidente dell'Ausonia. Quindi un prodotto da tutelare con tutte le forze, un prodotto d'eccellenza nostro che dobbiamo tenerci stretto. E quindi parlavamo prima della mancanza di rete, la rete è importante, come diceva appunto
l'imprenditore, bisogna fare rete tra associazioni, tra aziende, in modo da tenersi pronti ad eventuali azioni come quelli appunto che ci ha raccontato della Bulgaria. Speriamo questo non succeda più. Io vorrei dare la parola adesso al presidente della Proloco di, eccolo qui, Isabella, che sta girando tutto la serata, finalmente chiude, anche perché siamo al buio, quindi non potremmo andare più avanti, vero? Allora la parola. È meglio che non me l'avevi dato la parola, perché io questa sera sapevo che avremmo chiuso per le massimo le 7:30. Poi un imprevisto, qualcosa che è stato... Lo possiamo dire. No, perché potrebbe... È sempre colpa sua, quindi alla fine non sarebbe una cosa... È impossibile. Allora, dovete sapere... Buonasera a tutti, grazie a tutti gli intervenuti qui al tavolo, dalla Presidente della Provincia a Francesca, che è stata, ha condotto questa situazione, è stata eccezionale, quindi grazie a tutti i partecipanti, alla nostra vice sindaca, alla nostra nutrizionista, adesso scusami ma non so al nostro presidente emerito, il Totonno, al presidente dell'Accademia Mediterranea Antonio Montuoro. Ho lasciato per ultimo naturalmente il colpevole di tutto questo, perché voi dovete sapere c'era il nostro presidente regionale che ha fatto anticipare il convegno, lui, il nostro provinciale l'ha anticipato, perché lui doveva andare via, il regionale l'ha anticipato di mezz'ora, noi siamo arrivati che dovevamo iniziare alle 6:30. Antonello, il nostro presidente provinciale, è una delle persone migliori in senso assoluto su tutto quello che potete fare, ma ha due pecche, l'orologio e la geografia, su due cose proprio che lui non sa chi sono, proprio detto alla calabrese, quindi è così, non riesce proprio a rispettare l'orario, basta. Comunque, scherzi a parte, grazie a tutti di essere intervenuti, questa è una ripresa, sono 2 anni che non facevamo il Festival della Cipolla Rossa, purtroppo la pandemia ci ha messo in ginocchio, ci ha messo all'angolo, ci ha costretti a non andare avanti, a non fare proseguire. Se vogliamo dirla tutta, facciamo una cronostoria come ha fatto il Presidente della Ausonia. Il 2020... a febbraio ci hanno consegnato la sagra di qualità, unica Proloco in Calabria ad avere questa sagra e avere questo riconoscimento. A marzo è arrivata la pandemia, cioè per dire siamo arrivati proprio noi a prendere la sagra e ci è arrivata la pandemia, quindi abbiamo fatto un passaggio eccezionale. E poi quindi dal 2020 abbiamo dovuto stare all'angolo, sospendere questa situazione. Stiamo riprendendo oggi con una fatica proprio cane. Se voi guardate un attimo dietro di voi, ci sono una 20 di persone all'interno dello stand della Proloco, e io poi c'è io e c'ho a Mimmo, che non so dove sia, che oggi ci siamo massacrati tutti quanti, e dire una parola proprio molto, essere molto buoni, insomma, abbiamo fatto di più. Purtroppo dovevamo arrivare a queste condizioni, vedete la piazza è bellissima, la piazza di Campora è bellissima, e ognuno può avere le sue idee, quello che vuoi, però questa sera è bellissima, piena con tutte queste tavoli, piena con tutta questa gente, piena con questa sagra di qualità che è il Festival della Cipolla Rossa di Calabria, e noi siamo contenti di essere noi coloro che hanno fatto che questo sia così. Grazie a tutti gli interventi, a tutti gli intervenuti, un grazie anche a Giovanna Ruggero, che è la presidente di Belmonte, consigliere nazionale, un po' di meno comunque, consigliere regionale, è un augurio. E poi c'è anche Paolo Nicolazzo, che è il segretario dell'Umpli Calabria, il presidente di Platania, e la moglie che l'ha portato, ho capito, va bene. E Antonello che suggerisce. E poi ho visto io che c'era
c'era stato, ma se n'è andato, c'era anche il presidente dell'Umpli provinciale di Reggio Calabria, Rocco Deodato, che però è andato via. Chiedo scusa, era venuto per la sagra, io non ho potuto neanche parlarci, non ho avuto niente da, purtroppo non ho potuto scambiare due parole con lui. Un grazie lo facciamo anche a Antonio Abruzzese, dove si è nascosto, ah non è qua, che sta riprendendo tutto con Liberi TV, e un grazie alla fine lo facciamo anche a Manuela, che insomma Manuela Filice, che è l'addetta stampa, no? Responsabile agli eventi dell'Umpli Cosenza. No, siccome Antonella ogni giorno cambia qualcosa, non sapevo cos'era stasera, solo questo. Non era un discorso, non mi ero dimenticato, non sapevo cos'era oggi, tutto qua il discorso. Comunque, grazie a tutti, vi invito ad andare allo stand che sta aspettando, la fila è già incominciata a essere abbastanza lunga. Speriamo che questa sera andiamo come doveva essere. Il tempo c'è, speriamo, facciamo gli scongiuri, c'è amico. Grazie alla Presidente, grazie a Francesca, grazie a tutto il tavolo e alla nostra Vice Sindaca. Grazie.